Mi sa che il curry... Ah, ci sono gli ingredienti. Prepari un po' di curry? Prepariamo il curry. Oh, stai preparando la cena? Benissimo. Stia andando tutto bene. A proposito, cos'era quella salsa bianca che è giunta alla fine? Ingrediente segreto del curry, lo yogurt. Questo prodotto casereccio è usato per aggiungere acidità, ricchezza e dolcezza al curry, bilanciandolo inoltre il sapore speziato. Comunque in India, patria del curry, lo yogurt è noto per i probiotici che rafforza il sistema immunitario. Yogurt, chissà se il curry cambierà colore aggiungendolo. Mescoli tutto con tale slancio. Ah, lo yogurt però immagino, cioè ovviamente non uno con la frutta, uno di quelli da cucina, quello bianco. Però sono più per l'idea della mela ancora, cioè di tutte quelle che mi hanno detto finora, la mela grattugiata mi sembra l'idea migliore secondo me, ti dirò. Mi sembra quella più plausibile. Una persona a forma di motocicletta, eh? Beh, anch'io posso trasformarmi in un veicolo, quindi potrebbe esserci una certa vicinanza, no? Forse sei una persona. No, in teoria sono umano. Beh, anche le moto hanno il loro perché, ma non posso trasportare molti passeggeri. Dopotutto, io ho davvero qualcosa di speciale, no? Minchia. Trasportare? No, andare da qualche parte? Mi è appena passato per la mente qualcosa che... Niente da fare, non riesco proprio a ricordare. Beh, non ci posso fare nulla, la memoria non mi assiste. Per ora sarà meglio concentrarsi su Kaneshiro. A differenza vostra, Makoto è una ragazza sveglia, quindi possiamo aspettarci grandi cose da lei. Comunque Phoenix è davvero qualcosa di speciale. È solo fortuna. Dovrò darmi da fare a migliorare anch'io. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Solo perché ho trovato un altro utilizzatore di persona? Discorso felino, negoziazione con tipo animale. Dai, per quello che ci serve in realtà. Ecco, dopo che avremo sistemato Kaneshiro, dovrei chiederle un parere anche su Memento. Con quel cervellone che si ritrova, sono sicuro che Makoto... Ale. Pronto? Abbiamo trovato Yusuke, ora Makoto. Questo qui è un tipo fortunato. Che ci sia una ragione ben precisa. Nah, figuriamoci. È solo molto fortunato. Beh, utilizzatore di multipersona. Ho già trovato altri 4 utilizzatori. Spero che non sia un disturbo per te incontrarci qui. No, nessun disturbo. Non è così male essere coinvocati nell'aula del consiglio studentesco. Anche se a volte può essere piuttosto snervante. Credo di essere un po' nervosa anch'io. A ogni modo, volevo chiederti scusa. Mi dispiace tanto per tutto. Che intendi dire? Ricordi quando ti ho accusata delle molestie di Kamoshida? Beh, volevo chiederti scusa per questo. In realtà volevo farlo fin dall'inizio. Takamaki-san. Mi sono resa conto troppo tardi che Shio non mi stava chiedendo aiuto e io non ero lì per lei. Non volevo ammettere le mie colpe, quindi me la sono presa con te, Nijima-senpai. Sono terribilmente dispiaciuta. Oh. Ehi, non devi fare così. In realtà, io credo che noi due siamo piuttosto simili. Eh? Non sono riuscita a salvare nessuno, né Suzui-san, né nessuna delle vittime di Kaneshiro. Continuavo a ripetermi che non era colpa mia, perché stavo semplicemente seguendo gli ordini. Ma era solo una bugia. Se non avessi fatto ricadere la colpa sugli altri, sarebbe stato come ammettere di essere nel torto. Probabilmente è stato proprio il timore di una tale inutilità a rendermi così dura verso di voi. Anche io ho le scuse da farti. Capisco. Allora possiamo dire che siamo pari? Siamo pari? Hai ragione. Che ne dici se ci lasciamo tutto alle spalle? Ah, però un'altra cosa. Non si è fatto inutile, Nijima-senpai.
Sei stata tu, sei stata un po' avventata, è vero. Ma se abbiamo trovato il palazzo di Kaneshiro è stato solo grazie a te. E hai anche ottenuto il potere di risvegliare i cuori. Hai fatto tutto questo da sola. Questo modo di pensare è proprio tipico di te, Takamaki-san. Quando sei venuta da me ti sei battuta per Suzui-san, mi sono resa conto della mia disonestà. Sei sempre molto diretta e questo mi ha aiutato a comprendere i miei errori. A quanto pare so essere un po' lenta di comprendonio. Ehi, posso chiamarti Ann? Ma certo, io farò lo stesso. Makoto, è così imbarazzante. Che ne dici se ci prendiamo qualcosa da mangiare insieme prima di tornare a casa? Oh, conosco un bel posto. A Central Street, cioè, lo sapevo. C'è una creperia che fa delle crepe super farcite. Ne facciamo una metà? Prendiamone una a testa. Faremo a metà con quelle e ce le scambieremo. Sì, assolutamente. Oggi dopo la scuola va bene. Certo. Quindi avete da fare voi il pomeriggio, eh? E allora, beh, vedrò anch'io di trovarmi qualcosa da fare. Immagino che sia un po' tardi per chiederlo, ma come dovrei chiamarti, Nijima-san? Credo sia giusto mostrare un po' di rispetto verso chi ha maggiore di età. Già, dobbiamo chiamarti Nijima-san o Nijima-senpai? Non c'è bisogno di essere formali, rivolgetevi a me come fareste con chiunque altro. D'accordo? Non sarebbe scortese. Io la chiamo già per il suo nome. Davvero? È successo qualcosa? È un segreto fra noi ragazze. Cavolo, sembra una cosa divertente. Mi potete chiamare tutti con il mio nome di battesimo. Non c'è bisogno di farsi problemi. Molto bene, farò così. Ehi, Star. Tu, fai attenzione. Presta ascolto quando qualcuno ti parla. Questo mi ammazza. E io schivo. Tuk. Ale. Campione mondiale dell'82. Wow, quella è stata una schivata epica. È un tipo di ninja. Fa come ti pare. Riprendiamo la lezione. Oh, Ale, e io ho aumentato il mio fascino. E da oggi invece si inizia il nostro giro nel palazzo. Stavo per dire di nuovo castello. Il prossimo bersaglio è un criminale contro cui neanche la polizia può nulla. Ce ne occuperemo noi e lasceremo tutti a bocca aperta. Il risveglio ha iniziato la sua missione. E nessuno mi ha scritto. Perfetto. E allora andiamo a Shibuya e andiamo al ritrovo, ragazzi. Eureka! Di che si tratta? Curioso? Ho avuto un'idea pazzesca. Lady Anne cadrà ai miei piedi se... Scusate il ritardo. Dunque, che c'è, Morgana? Parlavamo di te, Anne. Stavate parlando di me? Beh, è una cosa a cui ho pensato molto ultimamente. Ora che abbiamo più esperienza in battaglia, credo che sia il caso di lavorare ai colpi di grazia. I colpi di grazia? Sì, se dobbiamo continuare a combattere, meglio farlo con stile. Esatto. Giusto? Giusto? Dunque, mi è venuta quest'idea. Credo che sia fantastica e se anche tu farai la tua parte, Lady Anne, ce la faremo di sicuro. Io? Beh, ok, cosa dovrei fare? Ora ti riconosco, Lady Anne. Capisci tutto al volo. Quello che avevo in mente... E così dovrebbe funzionare. Sul serio? Sarebbe un no. Beh, non è che io non voglia, ma non pensi sia un po' impossibile da fare persino nel memento, nel metaverso? E io invece dico di sì. Eh? Cos'è stato? La stella che ci ha dato Yosa ha iniziato a luccicare. Che abbia reagito a qualcosa? No, chi lo sa. Ehi là! Così, ehi, ciao! Non avrei mai pensato di collaborare con i ladri fantasma. Se mia sorella lo scoprisse, le cose si farebbero molto interessanti. Non c'è tempo da perdere coi sentimentalismi.
Capisco. Ho tuttavia una richiesta da fare prima di iniziare. Potresti spiegarmi qualcosa di più? Per esempio, cos'è il metaverso? In pratica, è il mondo costruito dalla cognizione di una persona. Lì si può risvegliare il cuore. Sì, questo l'avevo capito la prima volta che ci sono andata. Non capisco però come ci si arrivi. Voglio dire, usate solo un'app di navigazione per cellulari. Servono solo un nome, un luogo e una distorsione. Dopo la prima volta, il palazzo viene salvato. Per come la descrivi tu, sembra un'app normalissima e non ci sono rischi. Non temere, siamo già andati diverse volte. Non intendevo quello. È un'app di navigazione, no? Qualcuno non potrebbe accedere alla cronologia, alla cronologia sul server. Cosa? Ehi, perché mi guardate così? Nessuno di voi ci aveva mai pensato. Io... ha colto alla sprovvista anche me. Ne sappiamo da dove sia venuta, no? È apparsa da sola sul mio cellulare. Tu cosa ne pensi, Phoenix? Un uomo col naso lungo, non devi preoccuparti. Hai usato un tono molto sicuro nel rispondere. Non sono un esperto, ma non credo che dobbiamo preoccuparci di accessi indesiderati ai dati. A quel che ne so, è un'app molto speciale. Non è stata realizzata da commetodi ordinari. Vero, un'app che consente di accedere a un altro mondo non può essere come le altre. Beh, mia sorella non sa chi sono i ladri fantasma, quindi per ora i nostri dati sono al sicuro. Noi stessi stiamo imparando man mano. Spero che con la tua intelligenza tu possa aiutarci. Grazie, farò del mio meglio. Per adesso però dobbiamo impedirgli di diffondere quelle foto. Se diventassero pubbliche... Ryuji, tutto in posa. Posso solo immaginare cosa succederebbe. Forza, dobbiamo neutralizzarlo prima della scadenza. Ce la faremo. E poi, se riusciremo a sconfiggere quel bastardo, la gente comincerà ad ammirarci. Sì, è un'occasione perfetta. Dobbiamo farcela a tutti i costi. Lo scagnozzo di Kaneshiro ha dato come ordine il 9 luglio. Perfetto, ma non è il nostro obiettivo di oggi, tanto ci sono 18 giorni. Vediamo le richieste. Perfetto, ora che tutte le richieste sono disponibili, direi di dirigerci nel memento. Non credi che il risveglio del cuore sia più importante? A ogni modo, sei tu a decidere. Abbiamo 18 giorni. Al momento abbiamo 6 bersagli nel memento. Beh, andiamo. Andiamo allora. I cose. Andiamo nel memento. Aspettate, c'è qualcosa di strano. Davvero? A me non sem... Un attimo, il Navi sta reagendo a qualcosa. In questo momento, secondo me, nella scena Makoto non c'è. Perché tecnicamente avremmo dovuto già farla questa cosa, ma... va bene, uguale così, secondo me. Una nuova area è stata rilevata nelle profondità. Aggiornamento informativo per l'orientamento. Cos'è? Possiamo scendere ancora più giù? È perché abbiamo fatto scomparire il palazzo di Madarame, giusto? Molto probabilmente, almeno credo. Sembra piuttosto incerto. Per quanto si estendono questi memento? Sono enormi, veramente enormi. Sei sempre così vago quando si tratta di robe importanti. Un po' inaffidabile come capo delle operazioni. Non vorresti anche tu che si impegnasse di più? Fa del suo meglio. Tu sì che sei diverso da quell'idiota. Su, su. Non capisco appieno, ma i memento e i palazzi sono interconnessi, giusto? Ergo, ci basta continuare a risvegliare i cuori dei malvagi per scoprire fin dove si estendono. Non credo che ci sia bisogno di litigare. Bravo Yusuke, tu sì che sai come parlare. Dovremmo indagare sul cambiamento avvenuto. Andiamo, Joker! Allora, in squadra abbiamo Makoto, Ryuji e Han. E direi che va anche bene. Volevo solo mettere un piccolo punto su una I. Tecnicamente Kaguya, questa qui, è la versione originale del gioco d'origine. Penso Persona 4, ma non vorrei dire una minchiata.
piccola cosa. Questa Kaguya, tra l'altro, c'ha tutti i vari potenzia. Ma vabbè, quello è stato un colpo di culo. Però devo dire che la versione Picaro a me piace molto di più. Nonostante nella descrizione dicano che le versioni Picaro siano una versione più punk, una versione più... yeah. E che soprattutto prendono i colori della Shujin, e Kaguya è quella che più lo fa capire questa cosa. Devo dire che non è poi così punk, a parte i colori rosso, bianco e nero, mentre qua c'è tutti i fogli colorati e quello argento sopra. Devo dire che di aspetto la versione Picaro a me piace molto di più. Per esempio, una persona che cambia tantissimo dalla versione Picaro a quella normale è Magatsu Izanagi. Questa è la versione base e questa è la versione Picaro. Devo dire che a me piace molto di più la versione Picaro. Tutto nero, tutto con le stelle, molto più bello secondo me. Arianna Picaro invece non è male, molto bello, nonostante alcuni Picaro siano un po' brutti. Questa versione è molto carina, la fa molto signora. Mentre uno che in versione Picaro non mi piace per niente è Austerius, nonostante l'abbia potenziato, è figo comunque perché è un demone con fiamme magiche. La versione normale è più cattiva, secondo me, è più demoniaca. Atena invece, ti dirò, la versione Picaro non è male, perché non cambia così tanto, cambia solo proprio i colori qua. Ah no, però cambia l'arma, passa da una lancia a una alabarda. Vabbè, non è un cambiamento così radicale. Izanagi invece, ti dirò, mi piacciono tutti e due, mi piacciono proprio tutti e due, sono belli sia di colori che l'aspetto. Mentre Izanagi no Okami e Izanagi no Okami Picaro, certo, il Picaro c'ha un'arma che è comunque molto più figa, non lo posso negare. L'aspetto è bello, anche se quelle borchie e il caschetto a me non piacciono. Preferisco questo qua base perché mostra bene la faccia, perlomeno. E poi c'è Messia, e mi fermo qua. Messia bellino, la versione normale. Ma la versione Picaro ha quel tocco di più. Comunque, ora che abbiamo un po' più di spazio nella nostra squadra, direi di portarci l'healer per sicurezza. Non si sa mai che possa succedere qualcosa. E quando i tempi saranno maturi, Odino lo cambieremo da nucleare a fuoco. Per ora, Odino, ci vediamo. Bene, ora che abbiamo ripreso l'healer, possiamo vedere dove si trovano tutti i nostri obiettivi. Allora, 3 sono qui e probabilmente gli altri 3 si trovano nella zona nuova. Partiamo dalla fermata numero 4 e vediamo dove si trovano. Secondo me si trovano dopo la 4, quindi... sento che il prossimo bersaglio è in una zona precedente. Ah, bene, che culo. Va bene, torniamo indietro. Avverto il nostro bersaglio in quest'area. Se tacciamo questo piano. Va bene. Qualcuno di potente, però è verde. Quindi basta fare così. Berit, quanto mi dispiace. Un muro nascosto, con dentro un tesoro. Oh, è chiuso, apriamo col grimaldello. Vediamo cosa si trova, secondo me qualcosa che ci cura. L'acqua benedetta, non male. La cosa bella di essere subito nei memento è che posso ritornare a farmare tutta la roba che mi dà i soldi, quindi... perfetto. E Morgana è salito di livello e ha parato Diara. All'inizio Morgana è praticamente solo il... solo quello. Poveraccio. Ed ecco qua il nostro primo obiettivo. Avverto il bersaglio, vuoi entrare? Entriamo. Vediamo subito come sono le abilità di Makoto. Questo chi è? Lo scopriremo tra poco. Questo secondo me è il vecchietto, esatto. Quel vecchio deve essere Ono, fermiamolo prima che crei altri problemi. Se fossimo venuti mentre pioveva e oggi c'è nuvolo, avrebbe avuto molte più debolezze. Ma in realtà ci frega realmente poco. Che diavolo siete voi? Avete qualche problema con me? Eiji Ono? Cominciamo bene. Questo sembra il vecchio che pianta grana a Kikyoji. Bene, capisco che siete infastiditi anche se avete la maschera. Questo dimostra quanto siete interessati a me, Eiji Ono, vero? Vero? Vieni qui. È davvero deviato. Facciamola finita, Joker. Sì, sì, arrabbiatevi, guardatemi, sono Eiji Ono. E in cosa ti trasformerai, Eiji Ono, eh? Ok. In un nano elfo da giardino. Perfetto.
Ed è debole, l'unica cosa che non ho. Però per fortuna che abbiamo Panther. Che tipo di casini potrei fare ora? Allora, amico mio, vuoi fare un po' di casino? Tanto non ti posso addormentare, peccato. Va bene, e io ti farò creare il casino che meriti. Tutto diminuito. Tocca a te. Fammi vedere una cosa, Ryuji. Potrebbe aumentare gli attacchi fisici del 40%. Non è granché, ma è sempre qualcosa. Vai, attacco furioso! È già qualcosa, dai. Bravo, il nostro amico Ryuji. Vai, Diagi! Aia, che male! Che ne dici di farla finita, vecchio? È l'ora di finirla! Vai, Panther, uccidilo! Cink! Kawaii desu! Brava la nostra amica Panther, abbiamo ottenuto anche un bonus. Nuova abilità, chi è che è salito? Il nostro amico Goemon, fendente verticale. Danno fisico pesante a un nemico più potente dopo una staffetta. Capita di rado di fare una staffetta e poi usare attacchi del genere, però è iniziato da cose piccole. Ogni volta che facevo qualcosa di stupido, la mia famiglia si preoccupava per me. Ora mio figlio mi tratta come se non valessi niente, ma in quei tempi era diverso. Era così appagante che ho iniziato a cercare l'affetto di chiunque, ma ho fatto un casino. Una spiacevole conseguenza della solitudine. Ho causato così tanti problemi, come farò a vivere così? Scusandoti è il mio metodo migliore. Scusarmi è troppo tardi. No, l'importante è iniziare a rimettere a posto le cose. Sono certo che sia anche ciò che desidera la tua famiglia. Ed ora in poi, invece di sfogarti sugli altri, dovresti spiegare subito i tuoi bisogni alla tua famiglia. Di loro che ti senti solo, prima che sia troppo tardi. Sì, farò così. Grazie. Una cintura del fastidio. Un equipaggiamento. E la nostra prima richiesta è andata. Kakatte koi. Un altro caso risolto. E adesso proseguiamo l'esplorazione. Quanti bersagli sono ancora in quest'area? 2, d'accordo, qual è la prossima mossa? Proseguire. Bene, posso continuare. Beh, anche perché non hai fatto niente. Ha attaccato solo Ryuji e Panther per ora, mia cara Makoto. Vuoi tornare indietro? Esatto. Il bersaglio è vicino, pare che sia in un'area poco più avanti. Oh, benissimo. Avverto il nostro bersaglio in quest'area, setacciamo questo piano. Va benissimo. E io intanto vado a investire quell'ombra. Vieni qua. Ecco fatto. Ubarion. 2000 yen, sempre meglio di nulla, dai. Speriamo di trovare Yose. Ah, forse ho capito. No, pensavo che fosse un pattern che già conoscevo di questa mappa. Niente. Un forziere, vediamo cosa si trova. Gli stivali sporchi. A me va benissimo trovare tutta la roba sporca, tanto la vado a rivendere, quindi anche se mi riempiono, meglio così. Avverto il bersaglio più avanti. Vuoi entrare? E andiamo. Miau. Pam pam pam. Quello chi sarà? Guardate, l'ombra di Sakoda. Guardatelo, si crede un pezzo grosso. È il vero responsabile di quei casi di bullismo, giusto? Già, se vogliamo fermare i casi di bullismo dobbiamo occuparci di lui. Makoto non dice nulla, ovviamente, perché non era scriptata per questa cosa, immagino, però... consiglio studentesco? Andiamo! Andiamo a menarlo, forza! Credete di potermi incolpare per ciò che ho fatto? Idioti, nel mondo vale la legge del più forte, non lo sapevate? La forza è tutto! Nessuno stronzo dovrebbe andare in giro a ricattare le persone. I deboli incapaci di stare al mondo diventano prede dei più forti. Non c'è niente di sbagliato. Stai scherzando? Non sei forte, sei solo un codardo che non si sporca le mani. E tu sei uno stupido cane che abbaia, ma non morde. Ci ho ripensato, i cani sono più forti di gatti e topi. Tu sei un semplice spazzatura, muori. Mamma mia, questi sono ragazzini, eh? Oh, un Black Frost! Resistente al ghiaccio e al fuoco, eh? Non è un problema. Ora ti mostrerò cosa significa sopravvivere la sopravvivenza dei più forti. Sto per divorarti. Ok, fai quello che vuoi. Io ti ammazzerò con le mie frecce splendenti. Kaguya!
Non sei resistito neanche un colpo, pagliaccio. 30.000 yen, ma grazie. La cosa bella è che saliamo tutti di livello, almeno in queste cose. Nuova abilità di chi? Vulnerabilità al fuoco. Non male. Un po' inutile, ma almeno agli inizi è fattibile. Non sono uno sfigato. Sono forte. Non è vero? È la legge del più forte, giusto? No. Non mangiarmi. Perché non ammetti semplicemente la sconfitta? Ora sei un tantino patetico. Sì, lo sono. Ok, ora sarai tu a essere mangiato. Il forte mangia il debole o qualcosa del genere, giusto? Quando avrò finito con te, resteranno solo le ossa. Sei pronto? Perdonami, ti prego, mi dispiace. Sto scherzando. Non è con noi che devi scusarti. Fallo con le persone giuste. Mamma mia, Ryuji è stato un po' stronzetto qua. Prendiamo il tesoro. Il caso è chiuso. Il fiocco di neve malvagio. What? Fiocco di neve malvagio? Che cavolo è? Sai che non me lo ricordo? È passato tanto tempo, effettivamente. Un altro caso risorto. E adesso proseguiamo l'esplorazione? Quanti bersagli ci sono ancora in quest'area? Uno. D'accordo, qual è la prossima mossa, Joker? Proseguire. Bene, posso continuare. Ripeto, Makoto, non hai fatto ancora nulla. A proposito di nulla, scusami un attimo, Makoto, ma ti ho dato l'attrezzatura giusta io? Ah, ecco perché non faceva ancora nulla, perché non gli ho dato nulla. Scusami, è stata colpa mia, Makoto, perdonami. Armatura di Sirius X. Teschio di cristallo. Oh, dai, adesso le statistiche, un po' migliorate, no, Makoto? Vuoi tornare indietro? Andiamo. Il prossimo bersaglio è più avanti, secondo me è a fine di tutto il dungeon. Il bersaglio è vicino, pare che sia in un'area poco più avanti. Ok, mi sono sbagliato, è in un'area poco più avanti. E allora io investirò quest'ombra. Vediamo se è in quest'area o nella prossima. È nella prossima. Ho indovinato alla fine, era la fine di tutto il dungeon. Chi sarà il nostro bersaglio? Laggiù, l'ombra di quella ragazza chiamata Shimizu. Sembra proprio una sadica. Chiama qualcuno schiavo e lo comanda bacchetta, giusto? In un certo senso sta negando la sua esistenza. Non mi piacerebbe subire un simile trattamento. Andiamo a parlarle. Andiamo a parlarle e vediamo cosa ci dirà. Quindi siete voi porci ad aver scritto quella lettera di sfida? Cosa ho fatto per meritarmela? Hai schiavizzato una persona, ecco cosa hai fatto. È quello che vuole, vedi, lui mi adora come se fossi una dea. Non so da che parte iniziare per farti capire dove sbagli. Lo colpisco e gli faccio male, ma lui pensa che siano gesti di amore e amicizia ed è felice. Stai delirando. Sono carina e ho buoni voti, ho tutto il diritto di comandare le persone. Lo farò anche con voi porci, leccatemi le scarpe, pezzenti. Poco stronza, vorrei sottolinearlo. Però la persona, lei si addice, dai. Lei si addice, almeno. Non rinuncerò mai a Moto. Appartiene a me, essere il mio schiavo è ciò che lo rende felice. Ok, vediamo a cosa sei debole. Non ho mai provato il fuoco, il vento, la luce e l'ombra. Forse la luce? Ok, Kaguya, proviamoci. Vediamo cosa succede. Sempre d'effetto le frecce splendenti, 18.000 yen. Ecco come recuperare un po' di soldi che abbiamo spesi. Livello 26. Non male, Joker, non male. No, non voglio perderlo, è mio, non è vero. Perché non glielo chiedi invece? Ho paura, non voglio farlo. Perché hai iniziato a trattarlo così? Continuava ad accettare la cosa, quindi ho frainteso, pensando di poter fare quello che volevo. In realtà, volevo che fossimo più che semplici amici. Più che amici? Volevi che fosse il tuo ragazzo? Sì, mi piaceva, ma poi sono diventata possessiva. Ho perso il controllo dei miei sentimenti. Cerca di non peggiorare ulteriormente le cose. Digli che lo ami. E io prendo il tesoro. Ah, ha perso il tesoro. È apparso il tesoro. Non ha perso. La spada frusta. Oh, Anna, questa è per te. Peccato che non ti serve più. E questa porta ora si aprirà davanti al nostro passaggio. Oh, si è aperta. Wow, ci siamo riusciti. È perché ora c'è più gente che crede in noi, giusto? Deve essere così. Forza, entriamo.
Entriamo allora, andiamo a vedere qual è la prossima zona. Il dedalo Kemdal. Non sembra diverso da come era prima. Pare che da qui in poi cominci in una nuova area. Inizio a capire come funziona questo posto. Sì, è incredibile aver ritrovato qui la retta metropolitana. Ehi, Terra chiama Yusuke, è sempre stato così. Avverto il nostro bersaglio in quest'area, setacciamo questo piano. Ok Morgana, setacciamolo. Allora, vieni qua. Posso ancora uccidervi per ora. C'è un piccolo motivo se taglio la zona di memento, a meno che proprio non succeda qualcosa di estremamente interessante, buffo, o di trovare comunque qualche forziere bello. È che alla fine, uccidendo tutti i nemici con un colpo e ogni dungeon è diverso l'uno dall'altro, questa volta l'ho fatto giusto per parlare, ha senso che taglio, perché tanto anche se vi faccio vedere tutta la zona, per voi sarà diversa da come la vedo io, quindi non ha senso. Ogni tanto fa bene colpire anche senza le magie, no? Quindi io arrivo direttamente al bersaglio e la finiamo lì a quel punto. Però è sempre bello entrare nel memento. Possiamo livellare, possiamo fare un sacco di cose, tra cui andare a uccidere il prossimo bersaglio. Avverto il bersaglio, vuoi entrare? Esatto. Quale sarà il nostro prossimo bersaglio, Morgana? Secondo me è il direttore del negozio, visto così da lontano. Eccolo, è Odd, il gestore del negozio. Perfetto. Che sorriso sgradevole. È quello che riserva i clienti, eh? Mentre dietro le quinte storce denaro ai dipendenti. Chi ci dice che non inizierà a farlo anche coi clienti? Non possiamo permetterglielo, andiamo! Beh, se dovesse farlo coi clienti, penso che smetterebbero di andare al suo negozio, lo chiuderebbero, lo denuncerebbero. Benvenuti, benvenuti! Come posso aiutarvi, signore e signori dei ladri fantasma? Perché ricattare i tuoi stessi dipendenti? È assurdo! Il mio negozio appartiene a una catena, ma è gestito in proprio, e viste le mie doti, lo dirigo io. Non mi servono estranei che si lamentino di come utilizzo le risorse di questo negozio. I lavoratori part-time sono una proprietà del negozio, ergo posso sfruttarli come mi pare. Proprietà? Ma di chi ti credi di essere? Ora capisco, vi spacciate per eroi, ma non siete altro che dei criminali. Vi ucciderò tutti. E in cosa si trasforma? Ok, in un lanciere. In Lancillotto. Forza! Lancillot. Con il caschetto, però vabbè, lasciamo perdere. Criminali che osano introdursi nel mio santuario. Preparatevi ad essere cancellati dalla mia mano. Così, giusto per allungare un po' questa battaglia, forza. Usiamo anche un po' gli altri. Cosa potrei usare? Aumenta la difesa, chance alta di infliggere amnesia. Ok. Oh, resisti agli attacchi fisici, eh? Minchia! Con un critico, eh? Cosa pensavi di fare? Bravo, Skull. Ok. Scusami se ti ho sottovalutato, non lo farò mai più. Rianima i miei alleati. Quanto spreco? Non ho visto. Tanto era poco. Giusto per allungare un po' una battaglia, perché sennò se usavamo Joker era già finita. Precisione diminuita? Non credo proprio io. Vai di zio. E tu vai di Aghi. Sì, è vero, sarà poco, però almeno ti ho scottato. Allora. Credi davvero di averci abbassato le nostre statistiche? E io termopilizzo allora. Così, giusto per ridare un po' di punti a tutti quanti. Vai, fallo esplodere. Questo è il danno tecnico, ragazzi. È vero, potevo usare Raul, non ci ho pensato. Potevo vedere che danno avrei fatto. Troppo tardi, comunque. Pam! Nuova abilità. Attacco in picchiata. Attacco fisico pesante a un nemico. Dovrei sistemare un po' le abilità di Skull, perché sono tutte un po' randomizzate. Garula, eh? Allora, al posto di Garu. Vai, ecco a te. Tu invece, Freyla. Perfetto. Brava Queen. Mi dispiace, non sono degno di fare il gestore di un negozio. Sei licenziato. No,
Ora ricordo, i dipendenti non sono una proprietà, sono esseri umani. Eppure mi sono approfittato di loro. Ho fatto cose indicibili. Un posto di lavoro davvero terribile. Non so davvero come farmi perdonare. I tuoi crimini non finiscono lì, dico bene. Sarebbe meglio che confessassi ogni cosa. Ho rubato i soldi, sì, è vero. Dolci cinesi. Interessante, una rivista. Ehi, ma quelli non sono dolci cinesi o roba simile? Capisco, quindi si stava riempiendo le tasche. Non ha senso la cosa, era una rivista, però va bene. Un altro caso risolto. E adesso? Proseguiamo l'esplorazione? Quanti bersagli ci sono ancora? 2. Prossima mossa, proseguire. Bene, posso continuare. Anche perché, come ti ho detto, stai facendo nulla. Vuoi tornare indietro? Esatto. Il prossimo bersaglio sarà più avanti, ovviamente. Il bersaglio è nella prossima area. Andiamo a controllare quella zona. Va bene. Ma guarda un po' il nostro amicone! Ma che simpatico! Spettacolo fantasma. Voglio vedere che danni riesco a farti, amico. È nel mondo dei sogni. Tu guardiati. 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 Tu sarai addormentato, perfetto. Raul, è il tuo momento. 2166. Per essere a livello 26 è già tanto. È già qualcosa, dai. Ehi, ma quante aree ci sono di questo piano? Il precedente ne aveva 7, ma quello ancora prima ne aveva solo 2, vero? Suppongo che il numero vari in base al luogo. In altre parole, sarà difficile capire quanto ci manca per finire di esplorare un piano. Esatto, sapremo quante aree ci sono su un piano solo quando saremo arrivati alla fine. Però a giudicare dalle ombre che avverto, questo piano non è nemmeno vasto del precedente. Non è meno vasto. Avverto il prossimo bersaglio in quest'area, setacciamo questo piano. Ok, andiamo a cercarlo, dove si trova? Qua sulla sinistra, ok. Ecco il nostro bersaglio. Avverto il bersaglio più avanti, vuoi entrare? E cosa siamo venuti a fare, se no Morgana? Questo deve essere il direttore Oyamada. Bello stronzo. Ecco l'ombra del medico, Oyamada. Quel bastardo sembra essersi rimpinzato per bene. Ha sbagliato ad affrettare lo sviluppo di un farmaco e ha incolpato la sua dipendente. Potrebbe morire della gente se non lo fermassimo. È una brava dottoressa, lascerebbe il lavoro. Già, dobbiamo fare qualcosa. Allora, Oyamada, sei pronto ad avere un risveglio del Q? Siete tutti rifiuti. Come direttore dello staff medico sono superiore a chiunque. Mi dovete rispetto. Dovreste supplicarmi di visitarvi e ringraziarmi se ho compassione di guarire voi rifiuti. Basta così, stronzo. Ah, tu sei il ragazzo che era da Takemi. Dimmi, come sta? Era così depressa che quando ho saputo che la sua paziente era morta... Oh, poverina, sono preoccupato per lei. Era una vita che non mi sentivo così su di giri. Non ha ancora smesso di fare il medico? Beh, se è così, dille che è meglio che si sbrighi. Sei tu che dovresti smettere. Cosa? Osi parlare a me, un superiore, in quel modo? La tua diagnosi è arroganza senza possibilità di recupero. Devo curarti immediatamente e darò la colpa della tua morte all'ennesimo fallimento di Takemi. E io te lo impedirò, visto che lei è brava. Oh, ma guarda, un babbuino. Cosa ti si addice? Ti si addice proprio, mio caro. Ammirate il potere della medicina. Quale potere? Quello di una scimmietta? È resistente al nucleare, al fulmine, blocca la luce, è resistente al vento, lo psichico, non ne abbiamo ancora uno. Ho il ghiaccio almeno? Non lo so, potrei sparargli oppure... Andiamo di Termopili intanto, aiutiamo i nostri compagni. Ryuji, sarebbe un attimo il tuo momento, ma prima esplosione Vajira. I danni ci sono, dai. Oh no! Un attacco divino! Avanti, Ryuji, dai una testata! In realtà ho sbagliato, però fa niente. Andiamo di fuoco. Ha resistito al fuoco, ma che novità! E allora adesso è il mio turno! Mio caro medico, la tua diagnosi è... morto sparato! Minchia! Anche con il critico con l'animazione di Satanael. Segni vitali in caduta libera.
Beh, che dire. Siamo di nuovo saliti di livello, ma che bello. Livello 27, nessuno sale di livello, ovviamente perché le mie persone sono over. Perché? Perché non sono un bravo abbastanza. Voglio salvare delle vite e voglio fare qualcosa di grandioso e segnare la storia della medicina. Ma non sono solo un dottore mediocre, sono stato promosso per via delle mie conoscenze universitarie. Takemi però era così creativa, aveva un sacco di idee e le sue tecniche erano straordinarie. Tutto quello che desideravo, fama, prestigio, lei l'ha guadagnato in pochi anni. Ero così invidioso, ecco perché che tentai di prendermi tutti i meriti del suo nuovo farmaco. Avevi altre soluzioni? Magari impegnarti? Se solo fosse esistita una medicina per curare l'invidia. La paziente di Takemi non è morta. Come? Pensavo non sarebbe guarita, perciò l'ho trasferita nell'A dell'ospedale per malati terminali. Ma quella paziente non credeva alle mie diagnosi e alla fine si è fatta trasferire altrove. Altrove. Naturalmente, quel trasferimento avrebbe gettato discredito sull'ospedale e sull'università. Ecco perché ho fatto dire a tutti che la stessa menzogna. La paziente ha scelto di andarsene ed è morta. Non le resta molto tempo, ma forse Takemi potrebbe ancora fare qualcosa. Bravo Yamada che alla fine è confessato. Mediarama. A quanto pare la paziente è ancora viva, devo dirlo subito a Takemi. Pam, pam. Ecco fatto. Ci penserò io allora. Un altro caso risolto. E adesso proseguiamo l'esplorazione. Quanti bersagli ci sono ancora in quest'area? Uno? D'accordo, qual è la prossima mossa, Joker? Proseguire. Bene, posso continuare. Certo che puoi. Vuoi tornare indietro? No, voglio andare avanti. Pam, pam, pam. Il bersaglio è vicino, pare che sia in un'area poco più avanti. Ok, allora proseguiamo. Mokoi. Livello 27 per Morgana. Beh, quest'area, dopo che abbiamo boostato tutti quanti, tutti i bonus tra l'altro intendo quelli di Yose, ci stiamo facendo un bel po' di punti esperienza. E Yose però ancora non si è presentato oggi. Avverto il nostro bersaglio in quest'area, setacciamo questo piano. Va bene. Oh, guarda! È appena successa una roba che non è mai successa, l'ostaggio! Salvare gli ostaggi. Quando un alleato viene preso come ostaggio, puoi richiedere l'aiuto della gilda dei ladri. Wow. Vuoi salvare il tuo alleato? Ok, allora dammi un po' di soldini, oh. 394 yen basteranno. Ti faccio anche uno sconto, conveniente, se ci ragioni, oh. Chiamiamo la gilda dei ladri, vediamo che succede. La squadra di fandom di Ernix555 ha risposto alla chiamata. Bello! Da dove arrivano gli attacchi? Tutte queste attenzioni, è così dura essere una celebrità, oh! Davvero pensavi di essere una celebrità? Quando in realtà non conti un cazzo di nulla. Hai preso in ostaggio un mio compagno. Meriti una morte più che dolorosa. Verità letali! Maledetto pupazzo. E Yusuke è salito di livello. Bravo Yusuke. Ed ecco il nostro bersaglio finale. Avverto il bersaglio più avanti. Vuoi entrare? Sì, per l'ultima volta entreremo dentro. Pam pam. Quello chi è che era? Ah, il fratello che minacciava il fratellino, certo. Deve essere l'ombra di Kazuya Makigami. Sembra davvero cattivo. Fa parte di una banda di ladri che rapina i ristoranti e ha picchiato suo fratello. Dobbiamo fare qualcosa per fermarlo. Andiamo a parlargli. Ehi, stronzo! Bello il vestito però. Io? Se sono la persona dietro la banda di ladri? Sì, esatto. Ho convinto alcuni amici a fare per me un lavoretto part-time, ma non ho sbagliato. Cerchi delle scuse? Dovresti vergognarti. No, volevo solo divertirmi un po', ma quegli idioti hanno esagerato. E adesso sono io a finire nei guai? Maledizione, perché le cose brutte capitano sempre a me? Cose brutte? Ma di che cosa parli? Già, fin da quando ero piccolo, a scuola, nella società, sono sempre trattato come spazzatura. Mio fratello era quello sveglio, il cocco della mamma e papà. A loro non importava nulla di me. Come potrei vivere una vita normale? Voglio ribellarmi a quella società di merda. Credi che per ribellarsi servono crimine e violenza? Non dire cazzate.
Cosa hai detto? Siete dei ladri anche voi. Non siete migliori di me, idioti. Andatevene. Andatevene, però intanto si trasforma per attaccarci. Bravo. Oh, ma guarda, Mithras. Un elemento nucleare, eh? Che sguardi altezzosi. Vi farò a pezzi. Evocation. Che tra l'altro questo nemico so che c'è anche nella versione animata. Allora, tu sei debole, non si sa cosa. Tu sei debole, ah, non si sa cosa. E tu sei debole, ah, non si sa cosa. Probabilmente non sono deboli a niente. Ok, non siete deboli a nulla, eh. E allora io potenzierò i miei alleati. E tanto sono sicuro che lo farà anche lui, quindi... danno fisico medio a tutti i nemici. Ma perché no? Vai! Ulla, quanto! Chi è che ha resistito? Il pollo o l'altro? L'altro, ok. Proverei un attacco maledetto, però... non saprei. Quindi andiamo di mazio. Il polletto è quasi morto e il tizio è stato folgorato. Bene, bene, bene. Maraghi! E il pollo è andato. Prende la scosta. Tarakuja aumenta l'attacco. Sì, ah, tu pensi di poter migliorare il tuo alleato? E allora io lo farò esplodere. Nell'anime, nella versione animata, lui finisce con un colpo qua in fronte. 18.000 yenni. Parapapapara. Cosa diavolo siete voi, ladri fantasma, comunque? È impossibile! Ora capisco, devo avervelo detto mio fratello. Ora, ripensa a ciò che hai fatto. Te ne sei accorto solo ora. Aspetta, allora sapevi già che cosa ha provato tuo fratello. L'ha fatto per me. È la chiave della del forziere della mia camera, datelo a mio fratello. Siete ladri buoni, giusto? Cosa? Perché dovremmo fare una cosa simile per... vuoi dargli qualcosa? Vuoi dirgli? Beh, brucia il contenuto e buttala via, credo. Però il vestito era bello del tizio, devo ammetterlo. Eccolo! Vecchia chiave. Cosa ne facciamo del tesoro? La daremo a suo fratello? Sì, e a noi non serve dopo tutto. Che facciamo? Frequenta la mia scuola, quindi potrei darglielo. No, la porterò di nascosto a casa sua. Credo che sia la soluzione migliore. Spero che si risolva il tutto. In ogni caso, la nostra missione è stata un successo. Esatto, i ladri fantasma versus i ladri basta. Forza, proseguiamo. Dobbiamo arrivare alla fine di questo dungeon. Beh, a posto. E adesso, come vuoi continuare l'esplorazione? Non ci sono altri bersagli in quest'area. Qual è la nostra prossima mossa, Joker? Proseguire. Ok, pronto a entrare in azione. E io pronto a guidare fino alla fine. Vuoi andare via? Sì, voglio trovare Yose. Eccolo qua, Yose. Finalmente, ti sei fatto vivo. Un altro muro nascosto con dietro un forziere. Uno piccolo, quindi non ci sarà niente di che. Vediamo, Yose. Ottimo lavoro. Oh, giusto. Si è aperta una nuova area nei Memento, perciò ho raccolto nuove cosette da scambiare. Spero di avere qualcosa che ti piaccia, signore. Signore, quanta formalità. Vediamo che cos'ha, Yose. Le carte bianca, le varie ambre, la cotaga, la replica e la veste nera. Quelle mi servono, Yose. Questi te li prendo volentieri. Non se ne hanno mai abbastanza, purtroppo. Che in realtà, a pensarci bene, non mi servono neanche più. A pensarci bene, non mi servono più. Vabbè, ti ringrazio, Yose. Non devo più creare armi o creare vestiti, ho già tutto. Tecnicamente non mi servono. La prossima area sembra diversa dalla precedente. Forse siamo vicini all'obiettivo. Quale obiettivo? Alla fine, intendi? Ah, ecco perché era diverso, perché siamo arrivati in fondo. Guardate quel muro, vediamo se si apre. Non si aprirà, Morgana, lo sai già. Sembra proprio che non si aprirà, ma va. Non si apre. Pare che dovremmo farci accettare da più persone. Vuol dire che non siamo molto popolari, eh? Ti sorprende? Un po' sì. L'ha chiesto a me. Oh beh, visto che siamo arrivati in fondo,
possiamo ritornare sopra ora. E con questo, ragazzi, tutte le missioni sono completate. Possiamo uscire. Che c'è? Vuoi che torniamo che ci riorganizziamo? Torniamo nel mondo reale. Ti ritorna al mondo reale. Quanta roba. Stagione delle piogge. Sono stanco di vedere pochi clienti nella stagione delle piogge. Lo immagino, so giro. C'è un nuovo post sull'anziano che crea problemi a Kikyoji. Sembra che lui e suo figlio siano andati a scusarsi con tutti ad Harmony Halley. Sembra una persona completamente diversa, implorava perdono in ginocchio. Mi fa piacere che sia funzionato. Sì, probabilmente la gente sta aspettando la stessa cosa. Ottimo lavoro! Questi discorsi sulla famiglia mi hanno fatto preoccupare per Yusuke, ma sembra sia tutto a posto. In che senso per Yusuke? Però vabbè, anch'io sono contento. Un altro messaggio da Mishima? Non sembra che Kaneshiro abbia messo in atto la sua minaccia per ora. Probabilmente pensa che gli stiano per arrivare i soldi. In fondo ha un vantaggio su di noi. Se quella foto si diffonde, chissà cosa potrebbe succedere a Phoenix. Alla peggiore viene espulso, secondo me. No, rischia di peggio. È in libertà vigilata, il che significa... Mi dispiace, è tutta colpa mia. Smettila, dai, in fondo quella messa peggio sei tu. Mia sorella è procuratore. Sarà di sicuro un problema anche per lei. Che faccio? Di certo Kaneshiro ha considerato anche quello. Dobbiamo fermarlo. Indubbiamente, anche la polizia ha problemi con quel bastardo. Se lo fermiamo, diventiamo eroi. Più alto è il rischio, più alta la ricompensa. Siete tutti così ottimisti. Da un certo punto di vista possiamo risvegliare questo cuore grazie alla tua avventatezza. Assolutamente, abbiamo la merda al collo, dobbiamo uscirne per forza. Non avevo mai visto le cose da questa prospettiva. È strano che Ryuji dica una cosa così positiva. Ma sta zitto. Va bene, leader, decidi tu quando ci incontriamo. Quando cambi posizione vedi il mondo in modo diverso. È un cambio di cognizione. Comunque sia, se non riusciamo a risvegliare il cuore di Kaneshiro, finiamo male. Facciamolo. Esatto, Morgana. Tecnicamente, ora che siamo andati in Memento, non possiamo uscire perché siamo stanchi. Ma proviamo a chiamare Kawakami. Se ti senti molto stanco, perché non chiedi a Kawakami di farti un massaggio? Farei un massaggio. Oh, mi stai davvero chiedendo un massaggio? Va bene, sappi che l'ho imparato lavorando da Vittoria. Sono bravissima. Ok, arrivo subito, aspettami. Dai, vediamo questo massaggio. Come fa a essere così forte? È come se mi stesse massaggiando con delle spranghe di ferro. Padrone, ci sto mettendo troppa forza, o forse troppo poca. Va bene così. Vero, eh? Beh, sono una professionista dopo tutto. Hai un corpo davvero tonico, ma come fai a mantenerti così in forma? Sapessi. Allora, ti senti più leggero ora? Mi sento molto più leggero, la stanchezza che avevo accumulato è come se fosse svanita del tutto. Oh, pare che abbia funzionato. Ah, dato che ti senti come nuovo, probabilmente potrai fare qualcos'altro prima di dormire. Bene, ora vado a casa. Non ti stancare troppo, ok? Grazie. Visto che abbiamo la serata libera, vediamo se qualcuno è disponibile. Nessuno ci ha scritto e nessuno sembrerebbe disponibile in giro. Andiamo prima di tutto, allora, a vendere un po' di vestiti. Eccoli qua. Certo, sarà poca roba, però sempre meglio di niente per ora. 70 punti. Cosa vuoi farci? Nulla per ora, grazie. Poi andiamo a Shibuya a vendere tutto il resto della roba. Ah, già che ci siamo, tra l'altro, visto che la nostra cara Makoto si è unita al gruppo, modifichiamo anche la sua arma. 432. Meglio di niente, però aspetta un attimo. Nessun effetto per questa pistola? Peccato. Se gli do questa qui c'ha congelamento, però è molto più debole. Va bene, non importa, potenziamola per ora. Va bene così. E vendiamo tutto il resto della roba. Ci facciamo solo 20.000 yen, ma meglio di nulla. E visto che la serata è libera, potrei o andare in palestra o uscire con loro. L'idea più pratica in realtà sarebbe andare a giocare a freccette. Il punto è che non so se ora Makoto in realtà
è potenziabile. Ok, ho una terza e possibile soluzione, ma che secondo me non ci porterà comunque da nessuna parte. Proviamo con Morgana. In realtà Morgana è un po' una perdita, perché con Morgana è al 100% sicuro averlo con un altro personaggio più avanti, ma si parla di molto più avanti. A questo punto, se riesco a potenziare sia Morgana sia uno dei due, siamo avvantaggiati lo stesso. Proviamoci. Vuoi giocare con me? Ok, sfida accettata. Già che ci siamo, proviamo a chiamare qualcun altro. Sì, Morgana, proviamoci stavolta. Proviamo a vedere se viene qualcun altro. Eccolo qua, Yusuke e Makoto. Perfetto, uno dei due sicuro lo potenziamo, dai. Ok, iniziamo la partita. Phoenix, uniamo le forze per la prima partita. È l'ora dello spettacolo. Per le regole direi 301, sarà un abbazzecolo unendo le forze. Guarda, mi semplifichi tutto facendo una partita più corta. Secondo me viene Yusuke però. Secondo me viene Yusuke e non Makoto. Ok, 44. Puoi farcela Morgana, forza. Puoi fare un 14 e un 30 con un doppio 15. Quindi è il mio ultimo round, la cosa si fa interessante. Forza Morgana, ce la puoi fare. Abbiamo la possibilità di chiuderla qui. Bene, ecco che arriva. Conto su di te io. Cavolo, ci sai fare con le parole, credo proprio che ce la farò. Sono sicuro, vai. Ho fiducia in te. Ha fatto un triple 11 e un 11. Complimenti Morgana. 1-0 perfetto. Nessuno può batterci quando giochiamo assieme. È stato possibile perché percepivo la tua motivazione. Mi ha spinto a dare più del solito. Bravo Morgana. E chi sarà il fortunato vincitore ora? Yusuke. Ok, sarò il prossimo. Balliamo con le freccette. Facciamolo Yusuke. E per le regole proviamo 301. Si comincia sempre dalle basi. Sì. E così comincia. Non serve essere addestrati. Basta un approccio naturale. Niente male. Lo so. Grazie. È un punto critico per me. Per favore, continua tu. No, no, tocca a te. Vai, vai. Ho fiducia, vai Yusuke. Abbiamo la chance di chiuderla qui. Mi trema la mano. Fai finta di dipingere, trema per l'emozione. Fai finta di dipingere Yusuke. Vai. Hai ragione, dipingere è vivere il momento. Sì, posso farlo. Vai Yusuke. Ho fiducia in te. Altro che 50, ha preso il centro perfetto. Bella giocata di coppia. Mi dispiace Makoto che è venuta per nulla, però vabbè. 1-0 perfetto, è un successo perfetto. La dea della vittoria ci ha riso. Che sessione stimolante e appassionante per entrambi. Mi ha messo proprio di buon umore. Sono contento per te, ma anche per me stesso. E anche Yusuke, rango 3. Bravo Yusu. Wow, che abilità folle! Lo so Morgana. Sei stanco di tutti quei lanci precisi? Minchia, non potrebbero darli tutti assieme, però vabbè. Ci sta che ti fanno capire che sei stato bravo. È stato divertente, mi piace migliorare gradualmente, tiro dopo tiro, ma non hai giocato. Possiamo allenarci e divertirci allo stesso tempo, questo posto è proprio accogliente. Già, è proprio meraviglioso. A presto, ovvero a domani quando andremo nel memento. No, non del memento, nel palazzo, cavolo dico. Non ho abbastanza soldi per fare quello che voglio. Non sono state trafugate un sacco di foto ultimamente. Vuoi che ti trovi un lavoro? È facile. È pieno di matti in giro. Sono ancora ai Raptus. È stato difficile aggiungere la mia quota. Devo trovare altri polli da spennare. Questi maledette canaglie.